Ed ora diamo allora parola al Giuseppe. Mi metto qui. Ora facciamo la prova voce, perché come sapete la mia voce non è un granché. No, vabbè, è la mia voce il problema. Allora, avete sentito delle cose importanti che naturalmente non possono entrare adesso nel mio contrappunto teologico, perché in realtà non si tratta di un contrappunto. E Paul Gilbert è un filosofo, ma è anche un teologo, quindi le cose le può dire da sé e le può dire pienamente, e io ho condiviso la sostanza di quello che ci ha detto. Vorrei però partire da una questione. Quando noi abbiamo pensato questo percorso, ricordando i 50 anni del 68, abbiamo pensato di portare il 68 nel presente per vedere che cosa di questo 68 è rimasto. Ma considerando che il 68, escluso adesso le piccole storie che sono state raccontate, che naturalmente non sono solo piccole storie, perché ce ne sarebbero tante da menzionare, porre la questione del 68 dentro un luogo come un'università pontificia e ragionare pensando alla Chiesa e alle categorie principali del 68 ci ha fatto venire in mente il desiderio di fare una verifica, cioè tenendo insieme le dimensioni temporali, la tradizione, il passato, il presente in cui ci collochiamo e il futuro verso cui si spera ci stiamo dirigendo, come queste due parole, riforma e rivoluzione, possono significare qualcosa dentro un contesto filosofico, teologico, che però è sostanzialmente cristiano. Allora, la prima cosa da fare è smettere di pensare che queste due parole possano essere parole antagoniste nell'esperienza cristiana. La parola rivoluzione spaventa, e di fatto, se voi andate a leggere gli indici di tutti i grandi libri di storia della Chiesa, troverete più facilmente la parola riforma della parola rivoluzione. Eppure non è sempre stato così. All'inizio, gli occhi di chi osservava il fenomeno nascente del cristianesimo avevano fatto temere, di fatto, a una rivoluzione. E se noi entriamo dentro i testi della nostra fede, pensiamo al Vangelo di Luca, pensiamo in particolare a quel cantico che viene considerato liturgicamente come il Magnificat, bene, quel cantico presenta la scena di una rivoluzione, cioè il sovvertimento di un ordine. L'emblema di quel cantico è vedere i potenti che cadono dai loro troni. Sostituite queste immagini con tutte le rivoluzioni che noi conosciamo e vedete come queste due realtà sembrano essere sovrapponibili e non certamente da contrapporre. Il cristianesimo custodisce un impulso rivoluzionario che nel tempo si è spento, oppure la realtà della rivoluzione appartiene a tutta la sua storia? Domanda. È più facile pensare la riforma, dunque, della rivoluzione? Ulteriore domanda. Questione di risposta. Andiamo indietro. Precediamo addirittura il tempo del cristianesimo e torniamo all'esperienza che nella Bibbia conosciamo, legata a quel cambiamento del registro profetico, perché qui inserisco un'altra categoria, profezia, che probabilmente appartiene a entrambi i generi. La profezia serve la rivoluzione, la profezia serve la riforma, o la profezia servirebbe la rivoluzione, la profezia servirebbe la riforma. C'è un periodo nella storia di Israele che è fondamentale per quello che ha inciso nell'esperienza interiore del credente giudeo, ed è l'esperienza dell'esilio. Fino a quel momento i profeti, cioè fino alla esperienza dell'esilio, quindi durante anche l'esperienza dell'esilio, avevano pensato alla possibilità di un rinnovamento interiore
ed esteriore, compatibile con l'esistenza. Cioè tu puoi rimanere tranquillamente nel tuo tempo, nella tua storia, nella tua condizione umana e confidare nella possibilità che le cose possano cambiare. Anche perché tu drammaticamente hai potuto cogliere un cambiamento radicale e in questo cambiamento radicale, questo è in sintesi il messaggio profetico durante l'esilio, in questo cambiamento radicale hai scoperto qualcosa che ti ha dato una nuova idea, una nuova immagine di Dio e di te in relazione a Lui. Cos'è successo durante l'esilio? Momento traumatico per quelli che hanno dovuto abbandonare la terra, è stato dover abbandonare la terra, che ricordatevi è la terra della promessa di Dio, la terra in cui unico sovrano è Dio di fatto. E allora usurpata la terra, abbandonata quella terra, usurpata per quelli che vi restano, abbandonata per quelli che se ne sono dovuti andare, appunto gli esiliati, ma andandosene questi hanno anche abbandonato il Tempio. E non erano forse convinti, e forse Dio stesso gli aveva dato l'idea che così fosse, che era nel Tempio che avrebbero dovuto trovare Dio e lo avrebbero sempre trovato, dunque nella terra e nel Tempio. E andando via perdevano oltre la terra, oltre il Tempio, perdevano anche Dio. Ciò che i profeti fanno durante questa esperienza è spiegare loro, spiegare al popolo di Dio che Dio non lo perdono, che Dio li segue o che addirittura Dio è dentro di loro. Tornati dopo l'esilio, accade qualcosa di ulteriormente drammatico, perché i propri fratelli, cioè quelli che erano rimasti sulla terra, pongono delle questioni che creano una dialettica difficile da ricomporre. E allora però in questa dialettica difficile da ricomporre, da che parte stiamo, chi è dalla parte giusta, qual è l'idea di Dio, qual è la religione conseguente a questa nuova idea eventuale di Dio, di un Dio che appunto non sta nel Tempio, che non è legato a una casta sacerdotale, che forse non è legato neanche alla lettera della legge, saltano alcune questioni e questo è il dramma. E come ricomporre il tessuto della propria fede dopo questa grande esperienza, che di fatto era stata anche una grande esperienza di libertà. Perché poter scoprire che Dio non lo si perde diventa la grande esperienza di libertà. Dio ti segue. Se voi ponete attenzione a questo, comprenderete qual è la portata della rileggere l'elemento della funzione della religione. Allora questo è il conflitto, cioè da che parte sta la verità, da che parte sta chi è giusto, chi ha ragione, chi ha torto, e anche il profeta deve prendere una posizione. Ed entra in crisi la profezia tradizionale, quella che appunto confidava, aveva speranza che si potesse trasformare la storia rimanendo nella storia. E incomincia un altro modo di ritenere le cose, incomincia qui quella corrente che si chiama apocalittica, cioè che immagina che le cose possano ricomporsi ma solo dopo la storia, alla fine della storia. E quindi non c'è molta fiducia nella storia e non c'è molta speranza per la storia. Perché vi ho raccontato questo piccolo passaggio che però non è irrilevante? Perché il concetto di rivoluzione e riforma ha a che fare con queste due idee. Ce la possiamo fare qui nella storia, a cambiare la storia e a renderla conforme a Dio, al suo sogno, alla sua idea che si è manifestata sin dal primo momento della creazione, nonostante l'interruzione drammatica del peccato dell'uomo? Oppure dobbiamo aspettare la fine di questa storia e allora non c'è altro che farla finire e in fretta. E il modo di ritenere riforma è immaginare la possibilità di rimanere in questa storia e cambiarla. E il modo di ritenere la rivoluzione, paradossalmente, è quella di far finire la storia, che non significa far finire cronologicamente la vita, ma di far finire quella storia che devi cambiare, ponendone un'altra.
cambiando i capi, cambiando il sistema, cambiando le condizioni. Quando Gesù si muove predicando e annunciando il regno di Dio, anche la categoria di regno di Dio finiva per essere nel rischio di essere incastrata tra l'una e l'altra ipotesi, una riforma o una rivoluzione. Il regno di Dio significava l'inizio di una nuova storia qui o la fine di questa storia. Ecco perché poi successivamente, ragionando sulla categoria di riforma e di rivoluzione, nessuno ha voluto mai prendere veramente una posizione. Se ritenere il cristianesimo conforme all'idea di una rivoluzione oppure il cristianesimo conforme all'idea di una riforma. Ma quando nel XIX, XX secolo si è incominciati di nuovo a ritornare su queste categorie, naturalmente tralascio perché la storia l'ha fatta Paul Gilbert, però pensate, no? Abbiamo la grande riforma gregoriana, che quindi occupa uno spazio fondamentale proprio per l'idea di cristianità, di papato, di funzione del potere temporale, gestione di questo potere, rappresentanza, organizzazione. La grande riforma che naturalmente noi chiamiamo controriforma, e poi ci sono le varie riforme che soprattutto nel Novecento sono state poste in essere come piccole riforme costitutive di un ritorno possibile alla fedeltà delle origini. Quindi tra 800 e 900 si ritorna a pensare questa storia e si declina l'idea della riforma come compatibile con il cristianesimo, si abbandona l'idea della rivoluzione per il trauma che questa parola si trascina, soprattutto per il grande trauma che era stata la riforma, la rivoluzione francese e che poi diventerà anche la rivoluzione bolscevica. Una parola legata a questi due avvenimenti, quindi risulta per la Chiesa difficile da accettare, mentre più compatibile è l'idea della riforma. Però vorrei sommessamente suggerirvi di pensare che non si usa la parola, ma si riempie la parola di riforma di qualcosa che appartiene pienamente all'idea di rivoluzione. Infatti, due grandi teologi del Novecento, padre Chenu e padre Congar, riflettono sul concetto di riforma. E se devono pensare alla riforma, la pensano distinguibile su tre livelli. Il primo livello che viene in mente è quello sempre morale, cioè che la Chiesa potrà essere essa stessa, come dirà poi il Concilio, nella sua forma sacramentale, perfetta, ma coloro che ne compongono l'elemento vitale, cioè le persone della Chiesa, dimensione gerarchica, quando ancora questa prevaleva e si distingueva da una dimensione laicale orizzontale, quindi verticalità e orizzontalità diventavano categorie di distinzione di natura, quasi una sorta di gnosticismo gerarchico. Bene, in quel momento la necessaria riforma morale veniva considerata come conseguenza, no, di un lassismo e di comportamenti che avevano potuto oscurare la bellezza della sposa. La sposa è una delle immagini che viene utilizzata per parlare della Chiesa. L'altro elemento della riforma è quello di immaginare una riforma legata all'esperienza della storia, cioè a un ripensamento delle categorie teologiche e anche della struttura della Chiesa. Naturalmente qui è più facile immaginare l'esempio e la reazione alla riforma protestante, che ha comportato una precisazione ma anche un cambiamento dell'assetto pastorale della Chiesa. Ricordiamoci che fino a quel momento, per alcuni secoli, c'era stato un abbandono, non solo una non consapevolezza dell'interlocutore, che voleva significare anche misurarsi con la domanda: che cosa annunciamo e a chi lo stiamo annunciando, ma addirittura la perdita di attenzione della propria stessa missione, che veniva abbandonata, trascurata e appaltata. Io
Ricordo sempre quando arriviamo al punto delle lezioni in cui bisogna immaginare un confronto tra i riformatori e i cattolici dentro la tensione che poi porterà al Concilio di Trento. Ho detto, guardate, non dovete pensare che i riformatori nascano come degli oppositori ideologici di principio. Nascono da una sofferenza, da un patimento, da un'assenza, da una latitanza. Erano momenti in cui bisognava chiedere a un sinodo di imporre ai vescovi di celebrare almeno 3 volte all'anno, sintomo del fatto che non si celebrasse più l'Eucaristia. C'erano monasteri interi che appaltavano la preghiera, pagavano perché altri pregassero al loro posto. E allora c'è una riforma morale, ma nello stesso tempo una riforma pastorale che chiede un nuovo assetto e una nuova consapevolezza di ciò che alla Chiesa è stato affidato come missione da Dio. Terza dimensione di riforma è quella sociale, quella che oggi noi chiameremmo politico-sociale, ed è quella che sta più a cuore a Chenieu e a Congar, figli del loro tempo. Io ricordo sempre, no, che cosa ha significato per questa generazione l'enciclica Rerum Novarum, no? In cui noi abbiamo una testimonianza letteraria bellissima, che è quella di Bernanos nel diario del curato di campagna, quando c'è il dialogo tra le generazioni dei curati, no? E naturalmente ci sono i più vecchi che fanno resistenza e sono come scandalizzati che si possa far diventare materia di magistero roba del tipo lotta di classe. Attenzione alla dimensione sociale e comprendere la missione della Chiesa come una missione di riforma, come contributo alla riforma sociale, quindi questione della giustizia, questione della povertà. Funzione della Chiesa, quindi non una riforma pensata in maniera autoreferenziale, ma una riforma della Chiesa pensata per svolgere meglio la sua missione nel mondo. E anche qui dobbiamo fare i conti con la storia, anche con la storia breve, non c'è bisogno di fare una storia lunga, perché il problema del rapporto col mondo, l'avete già sentito, è uno dei grandi problemi che la Chiesa ha conosciuto nella sua esperienza, senza parlare di quello che è il fenomeno che andrebbe declinato temporalmente in tutte le stagioni della Chiesa, il cosiddetto rapporto con la modernità. Ma la modernità non è legata ad un momento storico che viene riconosciuto come epoca moderna. Ci sono varie modernità nel tempo della Chiesa, dalle origini fino ai nostri giorni. Quello che forse si dimentica è che quello che è stato ritenuto come il nemico, cioè la modernità, in realtà era figlio stesso della Chiesa. Un figlio cresciuto nella sua autonomia, forse nel suo abbandono, e mi spiego perché la modernità deve essere considerata figlia della Chiesa e non nemica della Chiesa, come è stata ritenuta. Perché la modernità è stata generata dagli errori che sono stati compiuti nell'esperienza della Chiesa. Pensate a quello che è più conosciuto, ma ce ne potrebbero essere decine di episodi interessanti per poter comprendere questo. E senza la comprensione di questo non possiamo capire quello che è avvenuto nel Concilio Vaticano II, che avete già sentito. Se la Chiesa continuava a pensare un mondo fisso, fermo, l'uomo al centro, la terra al centro, tutto che gira intorno, beh, quello era un errore. La modernità è stata capace di verificare la realtà come la Chiesa non era riuscita a fare e di raccontarla come era, mentre la Chiesa la voleva continuare a raccontare come l'aveva sempre pensata. Ricordo sempre l'episodio che è presente in quel dramma di Brecht, Vita di Galileo,
in cui si presenta la scena fondamentale di quel dramma proprio in questa maniera. C'è Brecht con il suo cannocchiale, c'è Galileo con il suo cannocchiale, davanti lì al Collegio Romano, davanti alla Commissione Cardinalizia, e lui vorrebbe mostrare a loro come sta la realtà, le cose. E gli dice, questo è il testo, guardate, e loro si rifiutano, rispondendo, noi sappiamo. Quindi un sapere che si oppone al vedere. È per questo che, dicevo, la modernità è generata dalla Chiesa. E questo figlio, questa figlia che la Chiesa ha generato, no, diventa improvvisamente nemica. Nel 1864, Pio IX pubblica l'enciclica Quanta Cura. A questa enciclica allega un elenco di preposizioni, il syllabus, in cui si elencano gli errori, no, della modernità. Quindi si costituisce un fortino, si alza un muro per indicare che dall'altra parte non troverai altro che il male. Dunque sarai al sicuro solo dentro questo mondo, ma questo mondo continua a fare come nella scena del Galileo di Brecht, a rifiutarsi di guardare, continuando a dire noi sappiamo. Ma il suo sapere, scollegandosi sempre di più dalla realtà, non è più un sapere utile alla storia. E se ne accorgono quei teologi che lavoreranno soffrendo, patendo anche pene non indifferenti, come l'imposizione del silenzio, come l'imposizione a non scrivere più, a non pubblicare più, e che poi saranno quelli che genereranno quel tessuto di idee che sarà il Concilio Vaticano II. Io ricordavo la data del discorso all'ONU proprio perché in realtà, preparandomi per questa conversazione amichevole con voi su queste due parole, proprio mettendo di fronte il 1864 e il 1965, 101 anni dopo, vediamo come sono cambiate le cose. L'ultima delle preposizioni che venivano indicate come errori era quella che chiedeva, quindi viene considerato errore, pensare che sia possibile che il Papa possa accordare favore alle nuove idee liberali e politiche e che possa abbandonare l'idea di una sovranità nello stesso tempo temporale e spirituale vincolante per tutto il genere umano. 101 anni dopo, Paolo VI va all'ONU davanti ai rappresentanti di tutte le nazioni e si presenta come pover'uomo, senza alcuna richiesta e pretesa, se non quella di tendere la mano come semplice amico. Amico, non più un nemico, al mondo intero. Senza alcuna pretesa o richiesta. Tende la mano come amico, poi utilizzerà quella espressione dicendo che questa è la lettera che da 2000 anni la Chiesa vuole dare all'umanità, in cui dice appunto che la Chiesa si considera esperta di umanità e poi usa quella famosa frase di Terenzio che è stata ripetuta più volte, che nulla mi è estraneo di quanto è un profondamente umano. Dunque, cosa è successo? Rivoluzione? Riforma? E oggi che cosa noi abbiamo di queste parole? Sapete quanto difficile è stata la stagione del Concilio e poi del post-Concilio, ancora più drammatica. Vi ricordo due episodi. Il primo precede il Concilio, siamo nel 1966.
viene pubblicato un catechismo di una chiesa locale, la chiesa olandese, il famoso catechismo della chiesa olandese. Cosa faceva questo catechismo? Beh, insomma, alcune questioni le relativizzava abbastanza imprudentemente per il tempo. Oggi noi, se torniamo a leggere quel catechismo, probabilmente avremmo meno imbarazzi teologici, però per quel tempo sembrava una cosa veramente difficile da accettare. La conferenza episcopale olandese, ma non solo quella, perché c'erano state altre conferenze, era una prassi che ci potessero essere dei catechismi nazionali, in alternativa al catechismo, quello delle definizioni più facili da ricordare a memoria, che invece porta il nome di Pio X, e che invece poteva valere sopra le differenze linguistiche e sopra le differenze territoriali. Cosa si proponeva il catechismo della Chiesa olandese? Si proponeva quello che avete sentito come motivo che ha attraversato tutta la riflessione di Paul Gilbert prima. Avere la consapevolezza di qualcosa da dire al mondo, sapendo di conoscere il nostro interlocutore. Farsi comprendere chiede consapevolezza di quello che si sta comunicando in relazione al nostro interlocutore. Era un aggiornamento, la stessa cosa che dirà Paolo Giovanni XXIII quando spiegherà che il nuovo concilio, anche qui una sorta di rivoluzione, eravamo abituati al concilio che consegnava le sue dichiarazioni con le conclusioni tutte in forma di anatema sit, cioè viene considerato anatema chi non condivide queste verità. Bene, la cosa che dice Giovanni XXIII nell'indizione del Concilio Vaticano II è che in questo concilio non si faranno condanne. Ma questo concilio servirà ad aggiornare il patrimonio della dottrinale della Chiesa. Naturalmente qui dovremmo entrare dentro un'altra questione che accenno soltanto e che è legata proprio al principio tripartito della riforma così come era stata pensata da padre Congar e da padre Chaignon. Non possiamo immaginare la Chiesa senza pensarla in movimento, cioè senza pensarla in relazione feconda con il tempo in cui lei esprime la sua missione. E questo lo legava al principio dell'incarnazione. Non possiamo disincarnare la Chiesa pensando che tutto quanto gli è stato dato fino a un certo punto e che tramite lei Dio non voglia ancora parlare a questa storia. Perché quel principio dell'incarnazione è un principio dinamico e vitale che garantisce la missione della Chiesa. Dunque l'interlocutore, l'aggiornamento sono necessari per poter continuare la missione della Chiesa. Il catechismo della Chiesa olandese aveva questo proposito e portava delle novità che non sono irrilevanti. La prima, collegare la fede alla ricerca di senso delle persone. Dunque entrare dentro il sacrario degli esseri umani, cuore e coscienza, non trascurando l'intelligenza. Ricerca di senso, chiede queste tre dimensioni attive, non passive. Intelligenza, coscienza e cuore. Poi c'era una rilettura della dimensione sacramentale, una rilettura della dimensione dogmatica e c'era la relativizzazione di alcuni aspetti che non sono certamente trascurabili, legati ad esempio al concetto di transustanziazione nell'Eucaristia, alla verginità della Madonna. C'erano dei problemi seri, tant'è che Paolo VI non volle subito intervenire per chiudere questa stagione del catechismo dicendo basta, toglietelo dal commercio. No, costituì una commissione mista. Questa commissione mista era fatta da tre teologi che avevano collaborato alla stesura del catechismo olandese e tre teologi della Curia Romana.
e si arrivò ad una possibile rivisitazione di alcuni aspetti. Infatti poi nel 1968 si arrivò alla dichiarazione di alcuni errori presenti in quel catechismo, che però pose il problema nella conferenza episcopale olandese, di una realtà che si chiama dialettica ecclesiale. I vescovi della conferenza episcopale olandese reagirono dicendo: non accettiamo le correzioni di Roma. Eppure vi assicuro che il testo della commissione aveva delle parole molto gentili. Aveva delle parole molto gentili in cui si prendeva in considerazione la modernità, la contemporaneità del linguaggio, l'utilità di alcune semplificazioni, l'intensità emotiva con cui si spiegava l'essenza del cristianesimo, però alcuni errori dovevano essere corretti. Ci fu una presa di posizione che naturalmente fece pensare a una ribellione di una conferenza episcopale rispetto alle decisioni di Roma. Questo è un esempio, ma ce ne potrebbero essere altri per capire che cosa poi durante la fase successiva al Concilio è accaduto, per cui oggi noi dobbiamo riprendere queste categorie riforma e rivoluzione e capire, ed è la mia conclusione, per fare un bilancio, che cosa ne facciamo di queste due parole. Il 68 ce le ha restituite, visto che erano già avvenute queste due dimensioni come realtà. Ce le ha restituite portando due elementi che la Chiesa non aveva ancora preso in considerazione. Un movimento generazionale, perché tale è stato il 68, che ha voluto porre al centro due questioni tra le tante. La partecipazione, la presa di parola, la rappresentanza, la ridefinizione di questo elemento che ha a che fare con la riflessione ecclesiale. Che vuol dire presa di parola e rappresentanza nella Chiesa da parte di tutti? Prevalendo l'aspetto gerarchico, voi sapete che la questione del laicato è stata superata lì dove si è parlata della dimensione unica che unisce Papa al più piccolo dei cristiani di questa terra, che si chiama dimensione battesimale. Siamo tutti uniti da questa dimensione battesimale. La realtà del popolo di Dio, la Chiesa come comunione, è il patrimonio del Concilio Vaticano II. Ma tutto questo piano piano, dopo la stagione del Concilio Vaticano II, è stato come... Sapete quando si dà la calce sopra gli affreschi? Ecco, è successo questo, cioè si è tolto il colore fino a che è apparsa solo la parete bianca su alcune questioni. Ma ci pare una rivoluzione oggi che qualcuno col nome di Papa Francesco ci restituisca ciò che il Concilio aveva già pensato. Ci pare una rivoluzione, non una riforma, tanto sembra diversa la Chiesa che annuncia. Eppure non è così. È solo una questione di linguaggio? È solo una questione di stile? No, sta mettendo al centro le cose che contano. Non abbiamo più distrazioni, non abbiamo più probabilmente alibi. Qualsiasi sia la nostra funzione nella Chiesa oggi, sappiamo cosa c'è in gioco quando si parla di salvezza, sia per quanto riguarda il valore dell'umano, sia per quanto riguarda l'immagine di Dio. Concludo con un tributo a un vecchio professore della Gregoriana. Qui mi avvalgo dei fogli perché così sono breve. Questo professore della Gregoriana, che poi diventò perito al Concilio, quindi esperto, teologo a servizio dei vescovi del Concilio, è il padre Martelet. Martelet. Martelet.
che si dice martelè, però siccome state scrivendo e io non ho le slide, devo dire martelet, come se fosse una parola femminile. Lui pubblica un libro prima del concilio, alcuni anni prima, credo fosse il 1962, però non sono sicurissimo di questa data. Il titolo è Cattolici di sinistra, punto interrogativo, cattolici di destra, punto interrogativo. Poneva anche lui un'alternativa, riforma o rivoluzione. E lui arriva ad una conclusione. Egli delinea due atteggiamenti che considera inaccettabili per un cattolico, il progressismo e l'integrismo. Il progressista interpreta l'impegno temporale per il cambiamento come unico criterio per valutare la fede, cambiare per cambiare, mentre l'integrista scambia la stabilità dei principi con il mantenimento dello status quo. Noi italiani sappiamo che cos'è il gattopardismo, no? Cioè, tutto cambi perché nulla cambi, e la rinuncia alla possibilità di un cambiamento, cioè casomai spolveriamo un po' le cose, facciamo un maquillage, ma in realtà quello che vogliamo è rimanere sempre allo stesso punto. Condanna tutte e due queste possibilità o prospettive. La ricerca di un equilibrio tra questi opposti caratterizzerà la storia intorno al 68 nella Chiesa Cattolica e determinerà l'ermeneutica del Vaticano II, ma ci offre ragioni per ritenere lo spazio dialettico tra riforma e rivoluzione come quello che apre ad un'altra categoria che precede entrambe questa dimensione, che è quella della profezia. Grazie.